Avvocato Tesauro, eletto presidente della Camera Penale all'unanimità, quale sarà il primo obiettivo da raggiungere in questa sua presidenza? Intanto sono onorato di poter rappresentare gli avvocati penalisti nisseni. Veramente abbiamo diversi obiettivi da dover raggiungere. In primis abbiamo il problema della Corte d'Appello, che sembrerebbe un luogo comune perché tutti ci interessiamo, ma in realtà noi abbiamo un interesse specifico a che la Corte d'Appello permanga. Chiaramente lavoreremo in simbiosi con l'organo istituzionale, il Consiglio dell'Ordine, il quale sta lavorando alacramente sulla problematica di poter salvare la Corte d'Appello. Noi già abbiamo sempre detto quello che le difficoltà che genererebbe la soppressione della Corte d'Appello e quali uffici farebbe venire meno e quanti lavoratori metterebbe in grave crisi. Principalmente, diciamo, noi come avvocati avremmo grosse difficoltà. A questo debbo aggiungere che la Camera Penale, che è fondamentalmente il direttivo, è formato da 5 componenti, con a me a capo, non lavorerà da sola. Io sono un decentratore per eccellenza, nel senso che cercherò la collaborazione di tutti i colleghi, perché il direttivo è nella forma, ma nella sostanza siamo tutti gli avvocati penalisti e non, che abbiamo l'interesse che la Corte d'Appello permanga. Mi trovo assolutamente confortato da questo aspetto. È ovvio che ho trovato questo comitato direttivo, che è composto da Renata Cardi, che è il segretario, che ha sempre lavorato alacramente e continua a farlo, e l'ho vista colma e piena di entusiasmo, a cui si aggiunga anche l'entusiasmo di Maria Salvo, che è il tesoriere del direttivo, che è stata nominata, così come Renata, ad unanimità, senza alcun problema. E poi devo dire, avrò la possibilità di avere anche, mi lasci passare il termine, di un magnate del Tribunale tra gli avvocati, che è l'avvocato Pastorello, Boris Pastorello, che, diciamo, abbiamo percorso la strada assieme, e quindi le idee sull'esperienza, le idee che potrà promanare Boris e l'aiuto sicuramente sarà fattivo e sarà preziosissimo.